Salve a tutti cari amici e bentornati su un nuovo episodio di Bloodborne, la nostra run nei calici, chiesta appunto dalla mia amica Anna e dal mio amico Omar, che mi hanno chiesto di fare una guida sui calici. Questa è una guida che vi ricordo di Mira a portare dalla regina per il platino, per fare il trofeo della regina. Non è mirata assolutamente a fare tutti i calici, non finiremmo più, credetemi. Ed eccoci qui, siamo a livello 4. Ricordo che siamo ancora nel terzo calice che abbiamo aperto. Purtroppo, per questioni di tempo, ho dovuto spezzarvi in due i video. Quindi, è uno dei calici più grandi. Potrei anche dovervi spezzare i prossimi calici in due, spero proprio di no. Vediamo se questa porta si apre. Non si apre da questo lato, dovremmo fare il giro. Abbiamo messo i set del macellaio, i set del fratello di Dores. Quindi, ecco qua, un dispositivo ne blocca l'apertura. Possiamo andare solo di qua. Vediamo se questa si aprirà. Sì, si apre, signore. Allora, abbiamo un'evocazione che è l'esploratore Olek. Io me lo evocherei per avere un aiuto in questo calice. Non sappiamo quali brutte sorprese ci aspetteranno. Ecco qua. Salve Olk, la prima volta che lo evochiamo nei calici. Più che altro contro i boss non li evoco quasi mai, ma quando andiamo a fare appunto l'esplorazione del calice, potremmo avere sorprese orribili, ragazzi, veramente orribili. Quindi ce lo evochiamo. Prendiamo questa strada. Ecco lì. Oryx, sei pronto? Ci abbiamo due cagnazzi. I cagnazzi sono più pericolosi, eh. Poi i ragni neri, mannaggia loro. Oh, però sembra menare, a differenza di Valder. Poi i colpi di grazia li diamo noi, però è già qualcosa, signori. Ora deve essere pieno di ragni sopra di noi, esatto. Quindi tu gestisci quello di ragni, io gestisco questo, Oryx. Prepariamo la campana per curarlo, sto cacciatore che mi sa che ci lascia le penne prima o poi, eh. Comunque, stiamo farmando già un bel po' di echi. Vedo che molto probabilmente sarà corto, ragazzi, perché avrei dovuto spezzare meglio quello precedente, ma c'è una donna che suona la campana, attenzione. Eccola. Eliminiamola prima che possa evocare degli spiriti. Molto molto bene. Rompiamo tutte queste incensi, carte infuocate, ok. Poi ci sta seguendo. Sì, pensavo si fosse perso. Siccome non stava facendo nulla, uno poi si fa anche delle domande. Mannaggia noi. Guardate là sotto cosa c'è. Siamo finiti in una specie di stanza del tesoro interna al calice stesso. Ecco qui la nostra stanza del tesoro. Stiamo facendo tutto noi. E Oryk dov'è? Lui arriva con calma. Mannaggia, poi i colpi ce li prendiamo noi di questo passo. Adesso non mi togliere anche il ferri, perché sennò non ci siamo, eh. Bravo, meno lo tempo. Meno lo tempo, comunque. Allora, ecco qui. Apriamo, signori. Ok.
il nostro tesoro. Qua cosa ci troviamo dentro? Sangue rituale di livello 4, sì. È più bello che fare altre cose, trovare il sangue rituale, perché sappiamo che ci potremo aprire il calice dopo. Allora, ci potremmo buttare giù. Vedete, c'è un'altra stanza dietro a questa. Guardiamoci bene in giro, che non ci sia niente da prendere. Vediamo cosa c'è in questa stanza. Orek, ce lo siamo persi? Mi sa di sì, eh. Allora, signori, qua stiamo attenti ai fotocopiati neri che sono in alto. Orek si è bloccato. Quei protoplasmi neri, ragazzi, fanno un male pazzesco. Ne ho due addosso, tre. Orek, purtroppo, ripeto, si è bloccato nel dungeon con i danni elettrici. Ce li togliamo facilmente di torno, ma i danni che subiamo, assurdi questi danni. Vorrei anche sapere dove sono i miei letti del sangue che ho perso prima. Orek, come vi ho detto, molto di aiuto, ha pensato bene di bloccarsi in una zona. Qualcuno dei protoplasmi potrebbe avere i miei echi del sangue, ma così non sembra. Che ce li abbia quel gigante. Sfruttiamo gli ultimi scintille per far fuori questo protoplasma. Sì, è lui. Ottimo. Ragazzi, si muore ad una raffica incredibile. Orek è totalmente bloccato in un'altra stanza, quindi c'è completamente inutile Orek in questo momento. Si è buggato sostanzialmente. Non ci sono protoplasmi qua, ci sono questi due nemici. Quando torneremo indietro lo troveremo, comunque. Spero. Ora vediamo questa parte. È gigantesco qua sotto, eh. Vai. Andiamo a finirlo. Non ci sono altri nemici, spero, in giro. Altro sangue rituale 4, sì. Vai, vai, lo stiamo farmando in un modo incredibile. Allora, questo lo apriamo da di qua. Altro sangue rituale 4, ormai ce l'abbiamo, ragazzi. Ne abbiamo trovato veramente tantissimo di sangue rituale. E 3. Che ci serve per altri calici, tipo quelli delle catacombe minori, che andremo ad aprire poi. Allora, di qua non ci siamo andati. Qua si passava sopra il ponte. Più che altro abbiamo una scala lì per tornare al ponte. Molto bene, andiamo a vedere. Ah, di qua torniamo nella stanza che avevamo sfondato prima. Bene. Torniamo da Orek, allora, ragazzi. Siamo stati in questa specie di stanza del tesoro all'interno di, come si chiama, del dungeon del calice. Non era di qua, ma era di qua dove dobbiamo andare, quindi ci siamo dovuti cavare da soli, ragazzi. Succedono anche queste cose nei calici, voi date tutto per scontato, ma questo è un item che prima non si vedeva. Ho qualche proiettile di mercurio, viene utile farmarlo, signori. Eccola, era bloccato, ragazzi, non riesce a venire avanti, vedete.
non riesce ad avanzare. Ora, seguirci, in teoria ci segue, vediamo. Sì. Si torna indietro perché dobbiamo andare a tirare la leva, ragazzi. Guardate quanti echi del sangue abbiamo. Ovviamente prima del boss si fa uno step e si va a livellare. Io ve lo dico perché si muore davvero troppo in questo dungeon. Dobbiamo aspettarlo, se no si blocca, ragazzi. Purtroppo giocare con i gregari in Bloodborne è anche questo. Eccola. Là abbiamo la leva, era proprio vicina vicina, ci siamo fatti un giro da film. In realtà c'è tutto questo pezzo in più da poter fare, che vediamo se ora c'è una stanza del tesoro supplettiva, ragazzi. Si è aperta una porta che conduce al vecchio labirinto da qualche parte. Noi dobbiamo scendere, se Oek non si bloccherà, attenzione. Scende anche lui cauto dalle scale come il nostro Wallar. Poi in battaglia fanno poco e niente, però sono cauti a scendere dalle scale. Andiamo Oek, dai, su che sto andando piano perché tu non riesci a correre. Allora, dopo aver fatto una fatica abominevole, là vedete che c'è quella porta, probabilmente la possiamo aprire da un'altra parte, non sono riuscito ad aprirla, ragazzi, non lo so. Vediamo se c'è una stanza del tesoro, c'è. Andiamo nella stanza del tesoro, ragazzi. Con i trappoloni. Te cosa spari, oh, e cosa tiri spadate che avevo già ammazzato io, cioè, pure te. Più rapido, più veloce. Ecco, stavo cercando di fargli il backstab a sto infame. In qualche modo glielo ho fatto, dai, su, non lamentiamoci, dai, un po' la sua parte Oek l'ha fatta. Oek, quel martello lo devi usare, ecco, magari colpendo i nemici, non cercando di colpire me. Te sei l'unico cacciatore del gioco che invece di colpire i cacciatori colpisci me. C'hai paura che ti sciotto? Mannaggia, cosa mi tocca vedere? Che mi tocca fare, ragazzi? Qui abbiamo un'altra evocazione. Abbiamo Wallar il folle, ce lo dà ancora. Lo evocherò poi per i boss. I boss lo andiamo a prendere con due cacciatori, ve lo dico subito, ragazzi. Quindi preparatevi perché lo andiamo a prendere con due cacciatori, i boss. E potremmo perdere veramente tanti echi del sangue, ma veramente tanti, credetemi. Ma più che echi del sangue, cioè tu la granata la tiri a me? C'hai paura che ti sciotto io invece di tirare al mostro. Ok, saliamo. Non Waller, ho ecca paura che lo sciotto veramente, ragazzi, perché punta a me e non punta al mostro, quindi ci sta come cosa che... maledetti, questi rami sono infami. Un po' prima, Oleg, come me ne tira il mostro a me le granate? Va bene, cioè non va bene che mi tira le granate il mostro, però fai come fa lui. Possiamo lavorare sopra, Oleg, hai capito quello che devi fare, però... Capito un parolone, però. Soprattutto quando sto per fare un parry, Oleg. Perché sto parlando con un NPC, un'intelligenza virtuale, quindi intelligenza è un parolone chiamarla intelligenza di un videogioco. Però, ecco, quando prendi il martellone lo devi usare. Ci siamo quasi, eh. Per i boss, per quando andiamo dal boss, signori, ce la facciamo, non vi preoccupate. Polso del saggio, per le nostre offerte fetide.
quando potremo fare finalmente le offerte fetide, useremo il polso del saggio. Perché ci vuole polso nelle situazioni. Più o meno. Allora, qua, lì è chiuso, dobbiamo tornare indietro. Questa. Qui è per tornare indietro tra virgolette veloci. Ok, lì abbiamo la nostra evocazione. Lì si va avanti per il dungeon di qua. Beh, dai. Ve l'ho detto, per il boss ci siamo. Ed ecco qua, abbiamo preso tutto nel nostro quarto livello del calice, quindi torniamo alla nostra lanternina, lì andiamo dal boss, torniamo alla nostra lanternina, mannaggia me, e quando ho deciso di farvi la guida dei calici, che non volevo più farla, però poi mi costringono a fare le guide dei calici, ecco, ed ecco qua, e siamo pronti per andare a livellare. Ci vediamo per l'ultima parte del video, ovvero per andare a sfidare la belva massacratrice, me lo ricordo ancora adesso, tanto è bello il nome, ma tanto è bello il boss, che è il boss finale del nostro calice, che ci darà il calice contaminato e maledetto, se i miei calcoli sono giusti. Rimanete con me perché andiamo a sfidare il boss. Ed eccoci tornati, ragazzi, con il set della gente, con l'elmo di ferro ciclopico del capo della Lega, Valdr. Dunque, allora, ho già pulito un po' la zona, almeno per andare a fare le prime due evocazioni, le uniche due evocazioni che useremo contro il nostro nemico, la belva massacratrice, boss di fine calice. Quindi suoniamo, attendiamo che Oryk risponda alla nostra chiamata. Perfetto, ragazzi, ce la fa, molto bene. Ok, adesso andiamo ad evocare Wallar il folle, ci porteremo due cacciatori contro la belva massacratrice. Prima volta che forse faccio un boss aiutato da degli spiriti in questa run dei calici, eh. Quindi ecco qua la stanza del tesoro, di qua andiamo. Oryk, Waller è poco più avanti, evochiamo lo spirito folle, che è l'unico cacciatore ad avere questa aura violacea. Forse ce n'è un altro più avanti, che possiamo evocare qui nei calici. Perfetto, eccoci qua. Mannaggia, stanno arrivando i ragni rossi, ragazzi, dobbiamo muoverci. Speriamo che non perdano tempo a combattere contro i ragni e ci seguono. Waller arriva, anche Oryk, perfetto. Di qua. Andiamo alla stanza del boss, dai. Perfetto, ci seguono. Apriamo. Pronti per lo scontro. Ecco la belva massacratrice, ragazzi, non l'avete mai vista. Gigantesca. E butta giù anche i muri, eh. Fortunatamente i nostri compagni cacciatori sono arrivati. Vediamo se Oryk. Io gli faccio non tantissimo danno. Questa fa male, ragazzi, fa di un male. E sta puntando me, eh? Ce l'ha con me! Voi picchiatela, ce l'ha con me. Voi picchiatela in paroloni, eh? E ferito a loro.
togliamo la campana per curare, perché secondo me li dovremmo curare i nostri compagni. Ok, via. Che schiaffoni ragazzi, non ci dà il tempo di curarci né di scappare. Come stanno messi di vita? Non male, dai. Si è buggata? Eh no, era troppo bella ragazzi, si era ferma. Ma che balla! Gli ho dato un colpo e non gli ho fatto niente. Quanto fa fatica ad andarmi giù la vita in questa fase. Ecco qua. Andate, andate, dai. Si sono fatti valere i nostri compagni. Insomma, li salutiamo. Ciao a tutti e due, grazie. Otteniamo il calice contaminato maledetto, una gemma della tempra di livello 5 e il nostro sotterraneo si conclude qui. Ecco qua. Perfetto. Neanche con tutti questi grandi echi del sangue che pensavo. Dunque ragazzi, prossimo episodio andremo a aprire il calice di Loran, attenzione, e poi andremo direttamente nel calice maledetto. Mi fa già male il cuore all'idea di andare a vedere quel postaccio, ma che ci dobbiamo fare, che ce potemo fare, è così. Detto questo ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio lasciate like, che ho fatto fatica tanta, come in tutti i calici d'ora in poi per la difficoltà che andremo. Il Loran andrà addirittura a profondità 4 se non mi sbaglio, quindi alleluia. Lasciate like, iscrivetevi al canale per sapere quando pubblicherò nuovi contenuti di Bloodborne, ma soprattutto iscrivetevi anche al secondo canale che gestisco con Graziano e Christian, Elysium, appunto, dove ho portato altri contenuti di Bloodborne, la run ufficiale con il personaggio di Anna Lightwood più DLC con lei. Anna, la mia amica, di cui vi lascio in descrizione il suo canale, a cui è dedicato la guida ai calici, sia lei e il mio amico Chad Gazzo, di cui vi lascio sempre in descrizione e da video i loro canali. Detto questo, ciao ciao a tutti, grazie di aver visto il video e dai, almeno al First Try la berba ben saccatrice si è portata a casa, ma non sarà sempre così facile. Alla prossima ragazzi, ciao ciao a tutti.